certo. No, ma poi per tornare pure. Vai. Non salta Berlusconi, chi non salta Berlusconi, questa la dedichiamo al progetto di film. Thank you.
una grande giornata di contestazione. La compagna che sta lì. Che succede? Magari lo dobbiamo fare qualche metro in avanti. Quello che fai tu? Federico, XTV, per XTV sta succedendo che finalmente ci siamo, stiamo partendo questo corteo dopo che è successo di tutto, hanno fermato tre volte il camion, hanno circondato il cortocircuito, è successo più o meno di tutto, adesso finalmente stiamo partendo, abbiamo raggiunto. Perché le donne si compattano qua davanti? Le compagne sono compattate qua davanti perché oggi è una giornata in cui le donne faranno un'azione disobbediente, chiaramente è un'azione, una pratica disobbediente. Mi sposta Federico che devo sono troppo davanti, mi dice. E quindi niente, ci devi seguire con la telecamera per vedere cosa succede durante questo corteo. No, non le preannuncio, sono bello le cose quando accadono, sorpresa. Di mettersi guardi in modo da far venire gli altri avanti, bisogna avvertirli. Siamo qui quest'oggi, migliaia e migliaia di persone, uomini e donne, a disobbedire questo vertice, a questo vertice che non vogliamo, all'Europa militarizzata, l'Europa dei confini, l'Europa che questo vertice vuole portare avanti, quell'Europa che pone una differenza tra i migranti, tra noi che siamo europei, quell'Europa che vuole solo la logica della guerra, quella logica che abbiamo visto fare migliaia di vittime in Afghanistan e che continua in tutte le guerre globali che ci sono in tutto il mondo. Quest'oggi siamo qua, uomini, donne, tutti quanti insieme per dire no a questa Europa e di fronte a questo vertice siamo fermi, convinti che la vogliamo fermare, invadere le zone rosse di questa città, le zone rosse di Roma, che non sono solo a Roma, ma che sono in tutta Europa. Questa cosa noi non la vogliamo ed è per questo che per oggi mettiamo tutti quanti insieme a noi nello spezzone a disobbedire con noi, perché la disobbedienza è una pratica che nasce dal basso, è la resistenza, è la forza di lottare per un mondo diverso, per un mondo nuovo, un mondo che vogliamo costruire noi contro l'Europa dei potenti. Vogliono firmare! Oh, Villa Eur, gira
tira da destra. E a Cancun abbiamo imparato anche un'altra cosa. Si se puede! Si se puede! Roots, rock, reggae! Roots, rock e reggae! Siamo qui nella piazza per camminare, uno spazio si netta con cui fare, con la ribetta di sotto di finita, uno stile di vita, io. Libertà di viaggiare con pensiero le parole, si ne a camminare per sentire quello che hai. Parla dentro con una cosa diversa, libertà per l'erba, libertà per le donne. Libertà per i bambini, libertà, libertà per tutta questa umanità. Quanto rispetto di questa Europa dei padroni, tutti i bagnoni e tutte le bagnate, erba erba libera, non c'è diletto senza rispetto, giuri che sta del letto, non lo voglio ascoltare, ma gandata per voi e gandarti in giornale. Yeah, conoscere e rispettare solo poi coltivare. Questa è l'arte di chi sta a aspettare. Comincia dal piantare estreme terra di libertà. Libertà. Erba libera per tutti e tutti liberi di coltivarla, di seminarla. E case vuote mai più. E case vuote mai più. Occupazioni, penso io dico quando dico libertà. Oh! Un'Europa con la gente per le strade, un'Europa con le case che costano a tutti quanti, giovani, ai ragazzi, alle ragazze che vorrebbero diventare mamme e donne, però non ci sono gli euro. Non ci sono, sai perché? Perché sono nervi. Poi volete accomunare tutta questa ricchezza. Ma che stanchezza! Usiamo la libertà. Usiamo.
La disobbedienza sine per la libertà. La disobbedienza tutte le donne sono qua. In prima linea. Poi. Berlusca, Berlusca! Scusa!
Berlusca, ma delle dame che ti hanno buttato sotto casa ieri, che dici? Siamo qui per portare all'interno della zona rossa, all'interno del Palazzo dei Congressi, gli articoli della nostra Costituzione, la Costituzione europea costruita dal basso. Si stanno avvicinando davanti allo spezzone dei disobbedienti che oggi è aperto dalle compagne. Le nostre protezioni! Protezioni che forse non sembreranno belle, ma sono costate ore e ore di lavoro, ore e ore di lavoro che ci serviranno a forzare il blocco della polizia. Quello che andremo a fare oggi, come compagni, è quello che abbiamo fatto tante altre volte. Vogliamo forzare il blocco delle forze dell'ordine che sta difendendo il Palazzo del Foro dei Congressi, un blocco illegittimo, e vogliamo farlo avanzando con le protezioni che vedete davanti allo spezzone delle compagne. Avanzando in modo determinato, compatte, in modo non offensivo. Sono gli spazi della democrazia che viene ogni giorno negata. Per questo abbiamo, perché pensiamo che disobbedire sia giusto, sia un dovere di tutti e di tutte, e vogliamo dimostrare che è possibile farlo, come abbiamo imparato a Cancun. A Cancun poche settimane fa, in Messico, durante i lavori del WTO è stata distrutta una zona rossa. Vogliamo distruggerli ogni giorno, vogliamo che questo sia uno dei nostri obiettivi, vogliamo ricordarci, individuare e riconoscere tutte le zone rosse. Il camion si sta muovendo, invitiamo tutte le compagne davanti, i compagni di lato a muoverci insieme a noi, a passo spedito. Dai, 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 dai. Diego! Diego! Alessandra! No, no, lei ci stava a dire le cose. Chi sta? Santia! Non mi fate tutto il culo adesso, Manca una cifra. Dalla gente, dalla
vorresti, che vorresti una giustizia per i tuoi progetti. Occhio! Perché vorresti, perché vorresti, perché vorresti una giustizia per i tuoi progetti. Tra loro e le forze dell'ordine che nessuno vuole, cioè, nessuno per... voi per primi. Quindi voglio dire, siccome tutto quello che è stato possibile fare lo abbiamo però fatto. È possibile fare un'ulteriore verifica? Non è no, perché si è detto e si è fatto quello che è stato, siccome sì, questa sì, manifestazione è all'esito di tanti incontri, di tante ci siamo confrontati. Però la realtà, voglio dire, adesso c'è uno spezzone di lei è onorevole, certo. Faccia i passi che ritiene più corretto. Mo chiamiamo con la questura, però io dico che si può evitare perché mi pare che non è una situazione. Ma che fate qua?
Ma c'è la transenna quando cazzo passare? Non passa, lo vedete come passa? Potere passare, seguire, seguire, fare la
passare. Fatele passare. Facciamo ruotare questo, canalizziamo la forza in là. Chiara, che entrano di fianco però. Sì, però attenti ragazzi, che qui è questo passo. Grazie, ragazzi. Thank you.
che è sbagliato quello che fate. Parla, dillo. Non dici più. Mannaggia. Basta, carica la gambetta, dai. Basta, eh. E che c'è la cambio testato. Andate indietro, andate indietro. Andate. Non ci affondiamo troppo.
zio, attenzione! Bastardo! Cazzo di merda! Fonico le poi non cagliate! Figliocco, vieni qua, merda di un uomo! Figliocco di merda! Venite! Occhio a sinistra! Fermi così, un sorriso, fermi così. Tutti in questo momento ti sta guardando con i suoi 12 occhi. Sky.